Che batte la punizione servendo Corso, uomo del suo dribbling, Cera, De Sisti, affrontato piuttosto rudemente al centro del campo da un avversario, termina a terra il giocatore della Fiorentina, già battuta la punizione mentre De Sisti si rialza. Ottimo il colpo di testa, avete visto sul traversone dalla destra di Buoninsegna e Italia in vantaggio. C'è stato un traversone di Mazzola con splendida elevazione di Buoninsegna, che ha inzuccato molto bene insaccando alla destra del portiere irlandese. Italia 1 e Irlanda 0 al 15° minuto del primo tempo. Nella prima azione condotta con una certa decisione dalla nostra nazionale, gli azzurri sono passati in vantaggio grazie a Buoninsegna, che ha splendidamente deviato di testa un traversone proveniente dalla destra ed effettuato da Mazzola. Ha interrotto e rinviato di nuovo Bolarsson, mentre sulla sinistra si libera Grips, il terzino sinistro. Ecco il suo cross, il colpo di testa di Kindval, tocca la traversa, chiama al rinvio Grips, che lo effettua verso il centro del campo, rimette Rosato verso Mazzola. Buoninsegna, tiro di sinistro e parata di Hellstrom. Di Christensen, rincorre la palla Prati, la appoggia ancora a Domenchini. Mazzola, Domenchini.
Pellegrini, Mazzola, resiste al tecnico Mazzola, coraggiosamente, serve Facchetti, tiro di Facchetti, Prati, oh, e sbaglia Prati, una occasione incredibile, incredibile lo sbaglio di Prati, è impossibile mandare alta la palla da un metro e mezzo dalla linea bianca, che peccato, deve aver ribassato di mezzo. Ripartono gli svedesi con grip sul quale libera Bertini. Mancano la palla Mazzola e Svensson, lo svedese è il primo a riprenderla. Svensson, tiro di Svensson, parata di gioco. Colpo di tacco di Eriksson. Cross di Persson. E la parata di gioco sul colpo di testa di Kingsbury. Mazzola. Si riesce ancora un dribbling, riesce a effettuare il cross, colpo di testa di Prati, Boninsegna, e ancora una volta peccato, da posizione favorevole, Boninsegna effettuando però un intervento molto difficile, in mezza rovesciata, in mischia, alza la palla, recupera su di lui Svensson, poi Svensson riceve ancora da Hult, l'attacco di Svensson, tiro e ancora un prodigioso intervento di Zoff che vede la palla scagliatagli da Svensson, desisti, Mazzola, fermato Mazzola dall'intervento di Persson, Spinosi anticipa molto bene Olson, Spinosi in avanti, il lancio a Prati, Prati e non riesce a concludere per il recupero di Christensen che devia in calcio d'angolo, era difficile controllare, lascia proseguire Johansson che serve liberissimo Hult in posizione da ritiro, tiro di Hult e palla sul fondo, Hult Mazzola su un pallone che era stato indirizzato molto bene verso Bolarsson, riprende però Svensson e la palla va verso Bolarsson come aveva cercato di impedire Mazzola. Grip, sul traversone di Grip esce Zoff, arriva in un istante di ritardo Olson ed è Spinosi che sfroglia la situazione al punto del cross, interviene Christensen, la palla è fuori, la rimette in gioco di Desisti, Mazzola, Desisti cross di Desisti, colpo di testa di Prati, Domenghini è sulla linea fermato, triste. Con una vittoria in questa partita per la squadra nazionale italiana termina il girone eliminatorio maglia azzurra. Per solennizzare l'avvenimento il presidente Franchi alla presenza del presidente della Lega Stacchi di Valcareggi gli ha regalato una targa d'oro viste Grip Olsberg, Bolarsson, Danielsson, Nordahl, Gran e Sandberg. È assente Kindvall, il famoso centroavanti su cui gli svedesi facevano tanto affidamento e che per un incidente deve rimanere ai bordi del campo. La sorte ha portato oggi il figliuolo a giocare sullo stesso terreno del padre. Da Benetti a Rivera, Boninsegna, Boninsegna, ancora un recupero prodigioso di Norquist, vincere questo incontro e sperare poi in un risultato a noi contrario nella partita con l'Austria. Mazzola è stato un bel pallone a Grip, Mazzola, traversone per Riva, preso. Mazzola arriva, l'Italia in vantaggio dopo 2 minuti e 40 secondi di gioco, ha segnato Riva, torna a segnare in maglia azzurra Gigi Riva. Più di un anno, ricorderete che l'ultima partita giocata da Riva fu quella sfortunata di Vienna,
Ora un gol di Gigi Riva propiziato da una bella fuga sulla destra di Christensen. Ha chiuso all'ultimo momento il corridoio. L'attacco svedese è portato dal terzino Grip, ecco lui che ha in custodia Mazzola, che ora si porta in avanti, supera Cera, il tiro è deviato in calcio d'angolo da Zoff, tiro molto bello, bella la risposta di Zoff, il primo calcio d'angolo anche per gli svedesi. Rosato, il lancio per Rivera, Rivera indietro per Boninsegna, poteva forse concludere Rivera, la palla va comunque a Boninsegna, il cui tiro è sul fondo. A Burnic, colpo di testa di Grip, palla fuori area, ancora un cross di Burnic, sta per tirare Facchetti, colpo di testa di Danielson, la palla è recuperata da Bertini. Rivera, Bertini, Boninsegna, bellissima l'azione azzurra, tutta a passaggi precisi, secchi di prima, autore di sue azioni che partono sempre da lontano, ma sono un'insidia perenne per la difesa avversaria. Colpo di testa di Riva e palla sul fondo, sul calcio d'angolo battuto da Mazzola. Christensen che gli toglie elegantemente la palla, la riporta in avanti Nordahl, sul suo lunghissimo cross, controlla la palla Danielson. Siamo sulla palla Rivera, poco più indietro Riva che desiste dal tiro, va più a starsi in area. Rivera serve Benetti, tiro di Benetti, respinto a pugno, fortissimo il tiro di Benetti, respinto a pugno. Etti raccoglie un passaggio in avanti della difesa svedese. Rivera, Riva, Boninsegna, sembrava una botta a colpo sicuro e il portiere con il piede ci è arrivato. Rivera, pronto e splendido il lancio al volo per Boninsegna che lascia a Riva. Rivera, Riva, tiro al volo di sinistra di Riva, la palla termina di poco sul fondo. Tocca Danielson, respinge Burnic. Rivera, bello il palleggio, trasforma subito l'azione difensiva in offensiva, Boninsegna ingannato un po' da un rimbalzo della palla, è arrivato anche Mazzola, tiro di Mazzola, e il portiere si arriva sbilanciato perché era stato tradito da una finta di Mazzola. Parata di Elstrom sul tiro di Riva. Rivera, Benetti, Boninsegna, arriva il portiere Elstrom ad impedire il colpo di testa di Riva, Boninsegna ed è il raccolto finalmente, bellissima intesa, Boninsegna, Riva. Il colpo di testa di Riva ha smarcato Boninsegna che a botta sicura solo davanti al portiere è andato a cogliere la parte opposta della rete. Ecco, rivediamo il gol, vedete come scatta Riva in posizione regolarissima mentre Boninsegna il secondo azzurro da destra va a portarsi verso il disco del rigore. Ecco il colpo di testa di Riva per Boninsegna e Boninsegna che salta molto bene sull'uscita del portiere e invano a correre Christensen, la palla è nettamente in gol. Boninsegna raddoppiato. La rimessa in gioco di Bertini. Colpo di testa di Mazzola, Riva. Spara molto bene, forte, Riva al volo. La palla è a sinistra, Christensen. Quindi l'unico che ora ha abbandonato il campo è Hult, il numero 2. Rivera. Rivera dalla due distanza, palla a parabola che mette in crisi Hellstrom che in grande giornata si salva con una deviazione in calcio d'angolo. È il primo corner della giornata, il conto della ripresa, il conto è di 7-4. Svedesi, Grip, Danielson, Nordqvist. Bella l'azione svedese, questa volta in profondità, Grip. Gli svedesi mancano un'azione clamorosa per accorciare le distanze. Come prima, Albertosi esce e rinvia. Stop molto bello di Boninsegna in corsa. Benetti. Riva. Scatto molto bello di Riva sull'uscita del portiere, devia bene, ma la palla
va in diagonale fuori dalla parte opposta. Danielson batte il tiro dalla bandierina. Ecco Corso che manovra la sua prima palla, servito Rivera sulla destra, palla al centro per Boninsegna che la conquista su respinta di Blomqvist, ancora Rivera, finta di Boninsegna, arriva e sono tre, finalmente. Finta di Boninsegna che ha mandato in bianco anche Nilsson e Riva di controbalzo segna il terzo gol. Confessiamo che è un gol che spazza molte paure sul campo. Ecco, rivediamolo al rallentatore, ecco il cross di Rivera, la finta di Boninsegna, non prende la palla Larsson, Nilsson e Riva di controbalzo la mette, loro identico gioco fatto di passaggi laterali alla ricerca di un affondo che non viene mai. Ecco il cross di Kronqvist, Graham e Albertosi compie una splendida parata a pugno sul tiro ravvicinato fortissimo di Graham. Possono scavalcare la Svezia che ora li precede e non è una questione platonica visto che la classifica dei gironi costituisce motivo di priorità nei sorteggi in Europa. Da parte nostra ci sono le novità che danno una prospettiva alla rappresentativa azzurra maggiore. Ed ecco iniziata la gara. Ecco il terzino Sara. Ha liberato Santarini toccando il suo primo pallone in maglia azzurra. La palla però torna agli austriaci. Ancora Pum. Sul tiro Parazov. La palla gli sfugge. Ancora dalla destra arriva. Pasticcia un po'. Porta la palla sul fondo. Boninsegna. Sta per giungere la palla a Riva che infatti la raccoglie, la mantiene in campo, la serve a Boninsegna, ecco il cross di Boninsegna, colpo di testa di Prati e l'Italia in vantaggio, ha segnato Prati. Decimo minuto, Italia 1, Austria 0, ha segnato Prati. Ancora rallentatore, ecco Boninsegna che ha ricevuto la palla da Riva. Effetto perfetto cross alto per tutti ma non per Prati, vedete che segna proprio in alto della porta austriaca sul punto dove deve essere battuta la punizione. Ripetiamo, è un ottimo tiratore, questa volta para Zoff senza preoccupazioni il suo tiro che apre su Boninsegna, finta di Boninsegna che fa partire Bette. Ecco il cross di Bett, Prati rimette ancora la palla al centro, De Sisti, parata, forse dentro, Boninsegna, la palla va a Detmeier, colpo di testa di Bett, torna la palla a Detmeier, interviene Santarini, ancora Detmeier ed esce Zoff su Kogelberger. La partita procede piuttosto stancamente, sembra addirittura che la squadra italiana si mostri paga del gol che l'ha portata in vantaggio al decimo minuto. Fuori gioco di Chiara, è lo stopper, vedete, ma gioca prevalentemente sulla destra perché ha preso la custodia di Riva. Hof, Etmeier. Pareggia Chiara, ha pareggiato con un colpo di testa sul cross di Etmeier. 1-1 è il 36esimo minuto del primo tempo, ha pareggiato Chiara dalla sinistra sul passaggio in profondità di Etmeier. Abbiamo rivisto il colpo di testa sul quale Zoff non è riuscito ad intervenire. Direi il calcio di punizione in favore degli austriaci.
Avete visto che Etmaier e Jara hanno ripetuto l'azione che aveva fruttato il pareggio. Il centravanti che gioca ora arretrato, ora molto avanzato. Perso una palla Jara, l'ha riconquistata prima Bedin, poi Desisti che apre su Riva, sbilanciato, lascia Boninsegna, Boninsegna, tira, ribattuto in piedino, Bedin, tiro, ribatte ancora Schmidt-Radner, Benetti, prosegue l'azione, Prati, tira anche Prati e ribatte Aiden Stier. Ecco Sara in una nuova proiezione offensiva che porta in vantaggio la squadra italiana. La palla ha carambolato involontariamente sulle spalle di Santarini. L'Austria in vantaggio, ha segnato Sara. Ecco, rivediamo, avete visto il tiro di Sara? Ha colpito il terzino destro. Il tiro colpisce sulla testa Santarini involontariamente e quindi taglia fuori Zoff e poi tocca proprio la parte bassa della traversa e termina in rete. Bett cambia gioco dalla parte opposta per Desisti. Sala, si smarca bene, gran tiro di Sala al di fuori della portata di Antrik, la palla carezza proprio la base del palo, vedete Sala che di sinistro tira, la palla proprio passa Raden, rimessa in gioco di Bedin. Bedin, poi Sala, ecco il cross di Sala, colpo di testa di Desisti, che pareggia, Desisti, pareggia di Desisti, bellissimo colpo di testa di Desisti, al 31esimo sul cross di Sala, il punteggio è di 2-2. Ecco il cross di Sala e vedete il bellissimo stacco di Desisti, imparabile il suo bel colpo di testa. La conseguenza di mettere fuori causa Riva. Perduta questa azione da parte dei nostri, riavanzano gli austriaci con il terzino Sara, sempre lui che effettua un cross insidiosissimo anche questo, che Zoff deve deviare in calcio. We'll be right back.